Questi sono due libretti pediatrici, cioè scusate, mi sono sbagliato, sono due libretti vaccinali. Uno, come potete vedere, è pieno di tutte le fustelle, regolarmente con il timbro del medico, eccetera, eccetera, timbro, firma, tutte le fustelle con il numero del lotto, eccetera, eccetera. Quest'altro è invece un libretto delle vaccinazioni con delle scritte a penna, così, abbastanza aleatorie, con dei timbri, senza che ci sia scritto chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, senza avere... Non in... Ah, beh, perché... Ma quali leggi sono cambiate? Ma che cosa sta dicendo? Ma se ne vado a vedere le leggi, ma quali leggi sono cambiate? Ma che cosa dice? Ma guardi che raccontare queste cose ci fa... non ci fa una bella figura, mi dia retta. Allora, questa qua, era, in teoria era obbligatoria anche prima, solo che non veniva mai fatto. Allora, la differenza, ma non dico che fosse obbligatorio, io non dico che fosse obbligatorio, dico solo che è una questione, secondo me, di propensione di un medico a fare le cose in maniera seria. Da questa parte, la differenza fondamentale, sapete qual è? Questo viene dalla stessa famiglia, ok? Solo che da una parte questo è il libretto di un bambino che attualmente purtroppo è autistico come mio figlio, quest'altro invece è il libretto vaccinale del cane. Ma è lo stesso. Quello è un tesserino che può essere perso, come molti pazienti e i miei stessi figli hanno perso, mentre sui registri della ASL è riportato tutto. Quindi a mio modo di vedere doveva essere riportato tutto comunque, dottoressa, per una questione di trasparenza nei confronti anche della famiglia. Basta andare nel registro e si può Ho fare, non capito, c'è ma nessun secondo me problema. una famiglia ha il diritto di avere un tesserino fatto bene. Poi, a prescindere dal fatto che l'ASL, io le posso dire che in Italia, per le persone che seguo, tantissime volte abbiamo fatto domanda dei lotti vaccinali, ci è stato risposto che non riescono a trovare più nulla. Quindi questo è un problema, capisce? Non è un problema suo, però è un problema di chi fa queste cose male. Ok?